Ah, Gioia, io sono preoccupato. C'è Merbank, il magazzino, abbiamo lasciato soli i piani di verdura. E non ti preoccupare del magazzino, tanto c'è mio padre. Hai capito, c'è il padre? Io di tuo padre non mi fido, quello si addorme con la pippa accesa e mi manda a fuoco tutto. Signore, non conosce la sua lingua, manchi l'italiano. Ha fatto la quarta elementare, sai parlare? Bestemmi pure. Ma che stai a dire? Di quello che te pare. Oggi hai compiuto 18 anni, sai? Promettimi di farti una domanda. Ti lascerà un po' imbarazzata, ma sii sincera con me. Non mi mentire. Ma che dici, dottore? Io a lei lo considero come un fratello, un padre, uno zio. Per questo che sono venuta qui. A lei gli dico tutto. E tutto, mi devi dire. Hai mai baciato un uomo? Ma che dici, dottore? Io sono incinta. Addio, bella. Dove andiamo? Andiamo a Tufello. Ma che Tufello? Alla stazione. Ma andiamo. Che stazione? Ah, dottore. E io sono incinta. E beh, balla di a Fernando, no? Ma Fernando si è messo in testa che il figlio è suo. Ma come mio? Ma che si è messo in testa? Ma che è matto, gola? Beh, no, la deve venire a Tufello con me, deve spiegare tutto a Fernando, sa? Devo partire. Ma insomma, a Tufello alla stazione? A Tufello. Ma che Tufello? Alla stazione, mo' peccato. Cuore semplice de Roma, tutto un cielo de finestre, mille stelle di una notte, insieme a me sorridono per te. Con questa luna trasteverina e fa impazzire, che fa sognar. Roma, Roma, splendida come il sole. Roma, Roma, voglio resta con te. Se tu mi baci, se tu non mi baci, stasera amore ti bacerò. Se tu mi ami, se tu non mi ami, con tutto il cuore io t'amerò. Prima Giovanna, benvenuta al Musichiere e sono lieto di essere proprio io a porgerle il benvenuto in questa nostra trasmissione. Ah, Mario, ma che c'hai? Stai male? Perché? Non ti riconosco più, ma come parli? Un linguaggio così, un po' fiorito, ufficiale. Sei un rinnegato. Rinnegato è chi rinnega la patria, scusa. Beh, perché tu non hai rinnegato Trastevere. Vabbè, ma non è con questo che io abbia proprio ripudiato completamente il dialetto. Se io voglio posso parlare anche il dialetto. Ma... ma come ma va? L'altro ieri, per esempio, io andai alla partita. Che? Andai. Andai. Passato remoto del verbo andare. Andare? Annare! Andare. Scusa, sa, coniugamelo tu il passato remoto del verbo andare. Ah sì, sì, allora. Allora. Io annedi, tu annasti, egli agnede, noi annassimo, voi annassivo, coloro agnedero o andorno. Ecco, andorno. Mi servirebbe un aiuto, un prestito, un anticipo risolverebbe tutto. Quanto? 25.000 lire. E tu con 25.000 lire ti vuoi fare un avvenire? Come costa poco il tuo avvenire? Adesso capisco il movimento, l'alzataccia, fai lo scivoloso, tutte queste smancerie. Ma gira al largo, va! E io dovrei mettere su famiglia con un uomo come te! Ma Marcella, mo m'offendi. Ma no che non t'offendi, magari t'offendessi. Allora sai che te dico? Lei ha avuto l'avventura di interpretare un personaggio di un importante scrittore italiano contemporaneo, non un personaggio di Moravia, lei ha fatto i racconti romani. Ora, che effetto le fa rileggere nel racconto questo suo personaggio, la storia di questo suo personaggio che lei ha interpretato? Guardi, i personaggi di Moravia sono personaggi veri, sono personaggi reali, e siccome io sono un'attrice impulsiva, basta che credo a quello che dico, no? Quindi non è che trovo che sia una cosa... non è che la trovo differente. Comunque, se lei appunto rilegge questo racconto, lei ci si ritrova perfettamente. Sì, perfettamente. Sembrerà strano, ma è così. No, ci credo, non mi sembra affatto strano. Mi sembra di stare davanti al professore che mi interroga, no? Allora mi sento un po' così, non so se sarò bocciata o promossa. No, comunque... lei sarà promossa a pieni voti, guardi.